sin da una notte di terrore, una notte difficile, quella che c'è stata questa sera a Cima Dolma. È stata una notte impressionante, mai vista nella mia vita una situazione di questo genere. Quello che sta male è che quello che costruisci in una vita di lavoro, in una vita di amministrazione, venga distrutto in un attimo. Vedere le persone che piangono, vedere tetti di volti, vedere situazioni disperate, persone che in realtà sono in crisi, non è facile. Probabilmente quelle che hanno vissuto le stesse condizioni che ha vissuto Jimmy Domino, forse bisogna ascoltarle e capire la funzionalità e capire quello che si prova. Non è facile, non è facile. Ecco, voi siete subito intervenuti per aiutare le persone più fragili, in che modo? Beh, noi siamo intervenuti innanzitutto a aiutare le persone più fragili, quelle che erano più messe in condizione perché le condizioni atmosferiche hanno distrutto tutte le linee elettriche, ci sono persone che vivono con l'elettricità, che vivono con certi meccanismi salvavita. Successivamente siamo passati, grazie ai volontari, grazie agli assessori, grazie ai consiglieri, grazie al vice sindaco, grazie alla protezione civile locale, grazie ai volontari del paese, a intervenire successivamente sulle strade provinciali perché gli alberi si erano in realtà dibattuti sulle carreggiate. Abbiamo cercato di liberare le carreggiate, le strade, in modo tale che l'intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri, della polizia locale e delle altre autorità avessero avuto spazio e condizioni di sicurezza per l'intervento. È stata davvero una situazione brutta e difficile da gestire, davvero, ma ci siamo riusciti alla fine. Avete già fatto una prima conta dei danni? Beh, la conta dei danni, prima a chitto di quello che posso dire, vedendo i vigneti che sono distrutti, vedendo le coltivazioni distrutte, le attività commerciali, anche le attività imprenditoriali, per esempio la zona di San Michele che sono state distrutte, e un camion è stato ribaltato, una cosa assurda, ma bisogna vedere e valutare quella che è stata la potenza di quello che è successo questa sera a Cima Dolmo. Anche i cittadini, quello che hanno subito, se sono annessi che sono stati distrutti, tetti che sono stati divolti, cioè noi abbiamo trovato i tetti a distanza di 5 km, cosa inaudita e mai vista. Cioè non è stato facile gestire il suo sistema e gestire. Io spero che, avendo inserito sul COC quello che si chiama lo stato di calamità, che se ne renda conto. Io ho lavorato stamattina col presidente Marcon, ho lavorato con la prefettura, ho lavorato con quello che è il sistema della protezione civile, ma penso che vedere un paese ridotto in queste condizioni non è facile, ma quello che mi dà fastidio, quello che mi fa soffrire e piangere è la gente che piangeva. Avere distrutto una casa, avere distrutto una vita di lavoro non è facile.